Amici sportivi, buonasera e bentrovati all'appuntamento domenicale con il Gol. Come sempre, commenti, risultati, classifiche e servizi sulla domenica calcistica dei dilettanti, ma non solo. Partiremo come sempre dalla Serie C2 e finiremo con la terza categoria. Andiamo a presentarvi gli ospiti di questa puntata e la relativa scaletta. Vedete alla sinistra dei vostri teleschermi Franco Nardini, allenatore del Nereto che milita nel campionato regionale di eccellenza. Alla destra torna a trovarci Stefano De Cristofaro, che ormai non è più tanto fisso come una volta, ma comunque appena gli è possibile torna a farci visita nei nostri studi. La scaletta prevede dei servizi che riguardano proprio la gara dove è stata impegnata la squadra di Nardini, il Nereto, sconfitto di misura a Casoli, e un altro servizio con relative interviste di Atessa Montesilvano, l'incontro che vedeva impegnata la capolista nel girone B di promozione. Tutto questo però dopo i consigli pubblicitari. Bene, rientriamo in studio e andiamo a vedere cosa è successo nel campionato di Serie C2 Girone C. Vediamo subito i risultati con la relativa classifica. Sesta giornata di ritorno, Acireale Juve Terranova Gela 2-0, Castrovilla di Cavese 1-0, Foggia Lanciano 3-0, Giuliano L'Aquila 3-1, Messina Fasano 1-0, Nardò Catanzaro 2-0, Santa Anastasia Battipagliese 2-0, Trapani Chieti 0-0, Tricase Turris 3-1. Vediamo la classifica. Al comando abbiamo il Messina con 52 punti, Foggia 44, L'Aquila 41, Fasano e Acireale 35, Tricase 31, Juve Terranova Gela e Battipagliese 29, Lanciano e Catanzaro 28, Giuliano 27, Chieti e Santa Anastasia 26, Nardò 25 ma con un punto di penalizzazione, Cavese e Castrovillari 24, Turris e Trapani 21 punti. Questa è la classifica del campionato di Serie C2, Girone C. Con Stefano De Cristofaro volevamo parlare soprattutto di questa sconfitta del Lanciano a Foggia, un 3-0 piuttosto eloquente, ha avuto modo di vedere le immagini e il Foggia, credo di poter dire, ha legittimato un po' questo successo. Il Lanciano ha fallito un rigore nel secondo tempo con Marchetti, un tiro parato da Di Masi, ma il Foggia, oltre alle reti, ha colpito anche un palo al 48esimo della ripresa. Ricordiamo la dinamica dei gol subiti dal Lanciano: all'11esimo un tiro a volo dalla sinistra di Guarino terminato nell'angolo opposto alla porta difesa da Flavoni, al 24esimo sugli sviluppi di un calcio d'angolo colpo di testa di Bettini e pallone che finisce nel sacco, alla mezz'ora errore di Flavoni che perde un dribbling davanti alla propria area, ne approfitta Molino che spedisce il pallone nel sacco per la terza volta. E poi al 45esimo del primo tempo un pallonetto di Molino con Flavoni che si riscatta parzialmente sventando la minaccia. Queste sono le azioni più importanti della gara per testimoniare il dominio di un Foggia davvero superlativo in questa occasione. Lanciano forse un po' troppo rinunciatario, stando almeno a quanto abbiamo sentito oggi dal nostro corrispondente per Radio Delta 1. Sì, io ovviamente non avendo visto la partita non posso entrare nel merito. Certo è che il passivo finale e quello che stai dicendo porterebbe quindi a propendere per questa tesi. Per molti versi ricorda la gara persa a Messina, però diciamo nel punteggio per il fatto che dopo pochi minuti il Lanciano era già sotto di due reti. Però in quell'occasione, perché lì grazie anche diciamo alla... non è che debba fare pubblicità, però a Rai Sat ebbi modo di vedere in diretta la partita, sia pur da casa mia, da Lanciano. Però in quell'occasione, come del resto scrissero anche le stesse cronache locali, in parecchi, proprio attraverso il satellite abbiamo avuto modo di vederlo, c'è stato uno 0-3, però credo che in quel caso non meritasse assolutamente un passivo del genere, e se avesse pareggiato addirittura, anche se sembra strano dirlo dopo uno 0-3, non ci sarebbe stato da scandalizzarsi. Da quello che ho potuto sentire, ripeto, dalle cronache in radio e da quello che mi riferisci tu, le cose oggi sono andate un po' in maniera differente. Diciamo che la cosa strana è che alla vigilia si temeva l'attacco del Foggia, perché ho sentito, lo dicevate pure voi, lo stesso Flavoni venerdì nella trasmissione Anteprima Sport, e l'attacco, diciamo oggettivamente, era un timore fondato perché aveva a che fare con l'attacco più forte del girone. Però, ripeto, il paradosso è che i due gol iniziali, a parte il terzo di Molino, causato da, come dicevi, da un'ingenuità di Flavoni, è venuto, altra analogia con la gara di Messina, anche il terzo gol a Messina venne su un'ingenuità, allora c'era Pisano se non sbaglio in sì. Porta, da insomma un errore diciamo alla mai dire gol, ecco, un errore del genere, non influente ai fini poi del punteggio finale, quindi...
da questo punto di vista almeno c'è questa consolazione. Però i due gol sono venuti, se non sbaglio, dai due terzini, dal 2 e dal 3. E quindi il timore probabilmente dell'attacco del Foggia ha portato forse a lasciare, ripeto, non ho visto le immagini, a lasciare forse un po' liberi i difensori. Quindi è una squadra che attacca molto. Diciamo che per quelle che sono le differenze di valore in campo, la sconfitta a Foggia poteva rientrare. È ovvio che il tifoso, gli stessi giocatori si augurano sempre di ottenere il massimo o perlomeno di uscire imbattuti, però era una sconfitta che sulla carta, visto che si fa un discorso a livello di pronostici, ci poteva stare. Proprio per la differenza di valori tra queste due squadre, basta vedere anche gli organici e l'ampiezza degli organici. Il Lanciano purtroppo è una squadra che nel momento in cui gli vengono a mancare due, tre titolari, come purtroppo capita con una ricorrenza, che in questo senso si può parlare di sfortuna, ha delle difficoltà a rimpiazzarli con gente di egual valore, senza non togliere agli attuali panchinari. Cosa che invece, ecco, di qui la differenza tra il Foggia e lo stesso Messina, non avviene per queste squadre. Per cui dispiace forse perché era una squadra che veniva da 5 risultati utili consecutivi e diciamo anche dal punto di vista psicologico un risultato positivo a Foggia avrebbe anche fatto da propellente per la sfida di lunedì prossimo, che tornerà ad essere quindi ripresa in diretta dalla TV satellite, il derby con l'Aquila. Si affronteranno, sarà un derby tra due squadre che vorranno riscattarsi entrambe, tutte e due hanno perso oggi in maniera abbastanza netta. L'Aquila ha segnato il gol della bandiera che il Lanciano avrebbe potuto segnare, come dicevi tu, con Marchetti sul rigore. Questa è un'altra diciamo maledizione che si porta dietro quest'anno il Lanciano, a dimostrazione del fatto che molto spesso poi le annate nascono in questo modo e purtroppo proseguono così. Il Lanciano l'anno scorso, oltre a non accusare quasi mai degli infortunati in maniera grave, era una squadra che riusciva a trovare con facilità il gol, anche perché comunque faceva una categoria inferiore, ed è stata una squadra a cui è andato tutto bene, senza nulla togliere ai meriti dell'allenatore e dei giocatori, perché non ha rubato nulla, cosa che invece quest'anno non succede. Cioè quest'anno capita che al primo tiro prende gol la squadra, a volte anche per demerito proprio, perché commette delle ingenuità francamente incomprensibili, però altre volte protezze dei portieri avversari, i Legni, oggi questo non c'è stato, quindi forse non ci sono appigli di questo tipo, però è indubbio che nelle ultime settimane, pur pareggiando un po' troppo, quindi 5 risultati utili ma 4 pareggi e una vittoria, due partite, e nella fattispecie per quello che ho potuto vedere, ripeto, dalle immagini, quella che ho visto direttamente era proprio la partita con Nardò, se non sbaglio, e per quello che ho potuto vedere nella gara nella partita di Nardò, l'ho vista in televisione, e per quello che ho potuto vedere nella gara, ricordo se non sbaglio, uno 0-0 casalingo, adesso forse col Trapani, se non sbaglio, sono stati 2-0-0 che tranquillamente con un pizzico di fortuna in più potevano essere due vittorie. Io, per chiudere, il discorso che vorrei fare è che adesso bisogna smettere di parlare. Certo, se lo fanno i diretti interessati, i tesserati, poi se ne assumono le responsabilità. Per quanto mi riguarda, secondo me adesso bisogna iniziare a pensare in maniera più realistica che da buona matricola questa squadra deve pensare soprattutto ad evitare i play-out e quindi a salvarsi direttamente alla fine della 34esima giornata. Tutto quello che verrà in più sarà di guadagnato, però realisticamente io credo che l'obiettivo play-off, dopo anche la sconfitta di oggi, ma soprattutto non tanto la sconfitta di oggi, che ripeto ci può stare sulla carta, ma le vittorie conseguenti delle altre squadre che comunque precedevano il Lanciano, credo che è un obiettivo che vada allontanandosi. Questo non significa che da adesso in poi il Lanciano debba quindi scegliere il basso profilo e quindi limitarsi a fare il punticino qua e là, però deve tornare diciamo a fare risultato, ma puntando come obiettivo, a mio avviso, diciamo, l'obiettivo minimo è quello appunto di salvarsi direttamente, per evitare di essere risucchiati in una zona che, alla luce delle vittorie del Sant'Anastasia, che in serie è utile quando sembrava spacciata, dello stesso Catanzaro che ha già riagganciato la settimana scorsa il Lanciano, comincia a essere rischiosa. Il Chieti viene da una buona serie utile e si è portato, se non sbaglio, a 1 o 2 punti dai rossoneri. Quindi dare un'occhiata adesso alla parte destra, come si suol dire, della classifica, e lasciar perdere, sia pur momentaneamente, quella sinistra. Credo che non è un consiglio che debba dare, diciamo, è una mia valutazione, ma penso che chi di dovere, nella fattispecie Florimbi o gli stessi giocatori, abbiano fatto un discorso del genere dopo questa partita. Bene, noi venerdì nel corso di Anteprima Sport abbiamo parlato dei problemi che quest'anno stanno vivendo gli estremi difensori del Lanciano. Anche oggi si è visto un episodio in cui Flavoni ha mostrato un po' di incertezza. Comunque il signor Augusto ci chiamava per fare una considerazione
parlava di spettacolo vergognoso, lui è stato a vedere la partita a Foggia e dice che i tifosi non facevano altro che ridere in continuazione e prendere in giro il portiere. Quindi anche i tifosi magari dovrebbero... Qui c'è anche da comprendere l'amarezza del tifoso, che non è che abbia fatto una trasferta lunghissima, forse è una delle più vicine, tranne i derby. Però è ovvio che quando fai la trasferta, rinuncia a una domenica in famiglia, che è poi l'unico giorno, diciamo, di riposo per chi lavora durante la settimana, vorresti vedere anche, ti auguri sempre di vedere la squadra vincere. Questo non sempre è possibile. Io penso che chiunque, partendo dalla volta di Foggia, aveva messo in preventivo che si potesse anche perdere. Forse non si attendevano di veder chiusa la gara dopo mezz'ora, perché nel momento in cui sei sotto di 3 gol, è ovvio che io ho sentito, si sono collegati col segretario del Lanciano, quindi uno comunque che fa parte dell'entourage rossonero, Claudio, meno di Bucchiani, che lui diceva la partita è chiusa. Cioè il pensiero del tifoso ovviamente era lo stesso che si respirava, e penso che lui stesse seguendo tramite cellulare però la gara dalla panchina. E quindi 0-3 sul campo di una squadra come il Foggia, oggettivamente significa che dopo mezz'ora tu sai già che la partita è finita, e quindi è ovvio che i tifosi avversari ti sfottono. Però ci può stare, ripeto, adesso non è il caso di fare processi, bisogna rimboccarsi le maniche e cercare soprattutto di tornare, ecco, questo è importante, alla vittoria casalinga, che purtroppo manca da parecchio, e questo è un altro dato oggettivo. La cosa che dispiace, ecco, che si continuano purtroppo, anche se questo sarebbe servito a poco, a sbagliare dei rigori, e psicologicamente, come abbiamo visto anni fa, le coppe europee, il Napoli, c'erano squadre che venivano sistematicamente eliminate ai rigori, poi nasce una specie di psicosi, figuriamoci quando danno un rigore sullo 0-0, aumenta anche la tensione. Quindi oggi sullo 0-3 non era un rigore che potesse quantomeno riaprire improvvisamente la partita. Però è importante, quando capitano, questa è la più chiara occasione da gol che capita per quelle che sono le regole del calcio, e bisogna approfittarne, perché sennò poi insomma ci si trova nei guai, come è capitato oggi a Lanciano. Apriamo una piccola parentesi sul passato. Franco Nardini, forse molti lo ricorderanno, avendo indossato in passato la casacca rossonera, e adesso attualmente è l'allenatore del Nerito. Ma quali ricordi ha di Lanciano? Ricordi piacevolissimi, ecco. Ho giocato qui molti anni fa, in quella stagione durante la quale appunto il culmine finale fu quella dello spareggio di Latina, spareggio vittorioso, e dopo diversi anni mi pare che Lanciano tornava, ecco, nei professionisti. E chiaramente è un ricordo molto bello, molto piacevole. Un'unica annata e poi quella che è rimasta forse nella storia, quindi tutta la storia calcistica del Lanciano, quindi... Sì. Annata indimenticabile. Quindi. Sì, anche perché, ecco, ci fu una grande rincorsa, il ritardo era abbastanza evidente, e appunto nella parte finale del torneo ci fu questa grande rincorsa che culminò appunto con lo spareggio di Latina. Che idea si è fatto lei dall'esterno del Lanciano attuale? Beh, ecco, non è che abbia grandi conoscenze della Serie C, comunque, ecco, l'analisi che ha fatto De Cristofaro mi sembra molto, molto approfondita, c'è poco da aggiungere. Comunque, ecco, venendo dall'esterno mi pare che comunque il Lanciano stia rispettando i programmi, anche perché è una matricola. Anche se qui il calcio genera sempre molte attese e comunque la tifoseria è sempre piuttosto ambiziosa. Bene, direi adesso di parlare anche delle altre gare disputate questo pomeriggio nel campionato di Serie C2 Girone C, soprattutto delle abruzzesi. Due battute anche sui marcatori per quanto riguarda Foggia Lanciano. Come detto, i gol sono stati realizzati da Guarino all'11° del primo tempo, da Bettini al 24° e da Molino alla mezz'ora. Il Giuliano ha battuto seccamente l'Aquila, che quindi abbandona il secondo posto, sia pure in coabitazione con il Foggia. Il Giuliano è andato in vantaggio con Tasca al 5° del primo tempo, raddoppio di Gerundini, gol della bandiera rossoblu con Cinelli, nella ripresa terza rete dei campani con Di Nardo ancora al 5°. La capolista Messina batte il Fasano per 1-0 con i gol del ritrovato Torino. Il Nardò vince per 2-0 con il Catanzaro in vantaggio con il solito vantaggiato, e poi Sant'Anastasia vince per 2-0 con la Battipagliese. Uno dei due gol è stato realizzato da Matticari, uno che sta realizzando spesso per la squadra del Sant'Anastasia, che gioca ancora sul campo neutro di Nola. Il Tricase ha battuto la Turris per 3-1 con i gol di Del Core e Vadacca, la prima rete frutto di un'autorete di Amodio. Una giornata sostanzialmente da dimenticare per le abruzzesi, fatta eccezione forse per il Chieti, che è andato a pareggiare sul terreno del fanalino di coda Trapani. Lanciano e l'Aquila non hanno da sorridere, così come il Teramo nell'altro girone. Sì, diciamo che è una situazione
generata anche da non da una casualità, perché comunque poi questi sono risultati, però anche da una circostanza particolare, che da qualche settimana a questa parte le squadre di C2, accomunando con queste anche quelle di C1, giocano quasi sempre tutte fuori e tutte dentro, ed è ovvio che poi, non potendo contare sul fattore campo, diciamo che sulla carta sono più passibili di rovesci di questo genere. Tra l'altro, e chiudo la parentesi del Lanciano, una caratteristica che mi è venuta in mente adesso parlando, mentre si parlava prima delle altre squadre, è che anche all'andata sbagliò un rigore col Foggia. Allora, sì, se non sbaglio, lo sbagliò Arancio, e in quel caso fu determinante, non per riaprire vecchie, diciamo, ferite, però si era sull'1-0, Botticella, che tra l'altro adesso non è più, è stato credo messo fuori rosa dal Foggia, parò il rigore ad Arancio, tra l'altro fu una prodezza perché il tiro era stato piazzato bene, oggi non so come sia stato battuto, e dal possibile 2-0 per il Lanciano si passò poi all'1-1 con il pareggio di Perrone, se non sbaglio. Quindi evidentemente è destino che col Foggia non si riesca a segnare su calcio di rigore. Oggi c'era un altro portiere, però il risultato è stato lo stesso, ripeto, anche se con esiti diversi. Per quanto riguarda il discorso delle altre squadre, la sconfitta dell'Aquila, ecco, può sorprendere, perché Giuliano sicuramente è uno dei campi più caldi del girone, ha detto un po' di tutti, quindi un motivo ci sarà se tutti dicono così, però l'Aquila oltretutto ci aveva abituato anche bene, perché è una squadra che fuori casa soprattutto, sia pur spesso in zona Cesarini, è riuscita a fare il risultato. E questa può essere una battuta d'arresto che, semmai, diciamo, dal punto di vista egoisticamente, ai tifosi frentani potrebbe anche non riservare, cioè non è un fattore positivo, perché verranno quindi a Lanciano lunedì prossimo nell'intento di sicuramente di cercare di recuperare quei punti che hanno perso oggi a Giuliano. È ovvio che se avessero vinto a Giuliano non sarebbero venuti a Lanciano a fare la scampagnata, perché sono in piena corsa per il secondo posto, però indubbiamente venire da una sconfitta dà una carica ulteriore, cosa che comunque non mancherà nemmeno a Lanciano per gli stessi motivi. E per il Chieti viene da una serie utile, credo che viaggi in media inglese, da ritorno di pace viaggia in perfetta media inglese, soprattutto ha conquistato 5 punti nelle ultime 3 gare, 2 delle quali appunto in trasferta, e tutte partite difficili. Ha battuto la settimana scorsa il Foggia e non era cosa da poco conto. Ed oggi ha pareggiato a Trapani, è vero che l'ultima in classifica, ma il Trapani io credo che sia destinato, diciamo, facendo il discorso pro Lanciano, c'è da augurarsi il contrario, però io temo che il Trapani, essendo una delle squadre che più si è rinforzata e ha cambiato comunque di più nel recente mercato che si è concluso a fine gennaio, adesso dovrà attendere un pochino perché si amalgamino i nuovi acquisti ai vecchi, però ha preso elementi almeno 5-6 tutti di categoria, se non di categoria superiore, e quindi una volta che avrà trovato, diciamo, il bandolo della matassa l'allenatore, potrebbe comunque insomma, una rosa tale da poter riemergere, come è capitato al Catanzaro, che anche se ho già perso veniva da una serie utile. Quindi ecco, questo per ribadire ulteriormente quello che avevo detto prima, dare di più un'occhiata al fondo della classifica, perché le squadre comunque, il Sant'Anastasia deve fare storia, una squadra che sembrava spacciata e che aveva grosse difficoltà di realizzazione, adesso non so quale sia il motivo, non avendola vista all'opera, però si è rivitalizzata ed ormai è un passo proprio dallo stesso Lanciano. Quindi dare un'occhiata al basso, proprio per evitare che si possano correre dei rischi. E poi, come diceva giustamente Nardini, probabilmente la gente qui a Lanciano si è abituata fin troppo bene, 2 campionati su 2 vinti, e forse condizionata dal detto non c'è 2 senza 3, si poteva pensare che sicuramente ci sarebbe stato un ulteriore successo. Vincere nelle categorie dilettantistiche è diverso che vincere in C2, e poi quando ci si trova a competere con squadre e con città, quindi con bacini d'utenza come Foggia, Messina, Catanzaro, che comunque si trova con gli stessi punti del Lanciano, io credo che un discorso realistico sia quello di tenersi stretta questa C2 quest'anno, e poi il prossimo anno si potranno fare progetti di tipo diverso. Bene, adesso noi andiamo a fermarci per la seconda pausa pubblicitaria, poi andremo a parlare del campionato nazionale dilettanti e subito dopo con Nardini di Eccellenza, tra poco. Bene, siamo tornati in diretta con Egol, 0872 44 744 il numero telefonico per chiamarci e così darci la vostra impressione sulla giornata calcistica. Un tifoso del Lanciano dice, insomma, rivolge delle critiche un po' pesanti verso l'allenatore, e il presidente dice deve avere il coraggio di dire ai tifosi che cosa vuole fare, perché non è giusto prenderli in giro. Infine, tanti saluti a Nardini, che sicuramente, come avevo detto,
ricorderanno tanti tifosi rossoneri. Adesso passiamo al campionato nazionale dilettanti Girone F, quarta giornata di ritorno. Monturanese-Angolana 1-0 giocata sabato, quindi ieri. Nuova Iesi-Fano 0-1, Ortona-Sant'Arcangiolese 0-2, Riccione-San Benedettese 0-0, San Sepolcro-Bellaria 1-1, Tolentino-Foligno 0-0, Umbertide-San Marino 2-2, Urbania-Civitanovese 1-1, Vigor-Senigallia-Città di Castello 5-1. Vediamo la classifica. L'Angolana, pur sconfitta, rimane al comando con 39 punti, il Senigallia rinviene alle sue spalle 38, Civitanovese, Tolentino e Fano 35, San Marino e Monturanese 34, Sant'Arcangiolese 32, San Benedettese 31, Foligno, Nuova Iesi e Bellaria 27, San Sepolcro 26, Umbertide 23, Città di Castello e Riccione 21, Urbania 20, Ortona chiude con 2 punti. Il gol che ha permesso alla Monturanese di battere l'Angolana è stato realizzato da Dacol alla mezz'ora della ripresa. Che dire di questo girone? Ormai si ripete sempre le stesse cose. Si diceva prima dell'estremo equilibrio di questo girone, forse uno dei temi caratteristici di questo raggruppamento, anche sì, l'anno scorso. Ne parlavamo proprio durante la pubblicità. E la cosa esatto è che negli ultimi anni questo è forse uno dei gironi che ha la media promozione più bassa, se facendo il raffronto quindi numerico con gli altri gironi. E naturalmente il primato dell'Angolana per quello che è stato il cammino sinora e anche per il potenziale che c'ha questa squadra è sicuramente meritato. Diciamo che oggi era una giornata, visto che gli erano anticipate e hanno perso di misura, come ti ricordavi tu, e poteva essere una giornata a rischio, quindi la potenziale leadership era a rischio. Il Senigallia è rimasto comunque indietro, e quindi questo consente, diciamo, all'Angolana di in tutta tranquillità di preparare il riscatto per domenica prossima. È un girone sicuramente equilibrato, perché notavo prima con Nardini la San Benedettese che è una delle squadre più blasonate, che purtroppo per loro ovviamente sono anni che medita il ritorno tra i professionisti, e poi per un motivo o per l'altro lo fallisce sistematicamente. Quest'anno sembrerebbe proprio seguire la tradizione in questo senso negativa, ed è reduce da tre pareggi consecutivi, se non sbaglio, comunque insomma da un cammino non certo da primato, eppure si trova a 7 punti dall'Angolana. 7 punti con tante partite da giocare non sono un margine impossibile da colmare. Questo fattore sembra sempre tesi per dire una squadra titolare, però come diceva pure Nardini, il Senigallia è anche un'ottima squadra. Poi lui penso che ne possa saperlo forse più di me, perché ha militato per parecchi anni, è un campionato che conosce bene, se non sbaglio. Per cui sì, conosco abbastanza bene, conosco diversi giocatori che appunto stanno in queste squadre, e niente, mi associo alla tesi di Cristoforo, all'analisi di De Cristoforo, e posso dire comunque che secondo me l'Angolana ha le carte migliori da giocare in questo rush finale. Penso che abbia l'organico migliore delle altre squadre. L'Ortona, penso, commenti non ci siano da fare. Ormai li abbiamo già fatti ampiamente. Dire stendiamo un velo pietoso sul campionato Ortona può essere offensivo nei confronti, soprattutto, ecco questo ci tengo a dirlo, dell'allenatore e dei ragazzi che attualmente, facendo grossi sacrifici, vanno in campo tutte le domeniche. Per voi, quando ci sono queste classifiche, credo che l'umiliazione peggiore sia proprio dei giocatori e dell'allenatore, perché è una squadra giovanissima con 2-3 elementi. Non a caso Nardone ha fin qui segnato credo più di una decina di gol, ed è uno dei pochi elementi di categoria nella squadra. Ed è ovvio che in queste condizioni ormai il campionato è ampiamente finito. Non si può nemmeno dire che è falso il campionato, perché con 2 punti in classifica è dalla prima giornata che ha sempre perso l'Ortona. Tant'è vero che 2 punti significa non ha mai vinto, 2 pareggi e tutte sconfitte. Quindi spero che, ecco, queste figuracce a cui va incontro Ortona, non solamente, anzi quasi esclusivamente per colpe societarie, tra il gruppo di Napoli, il gruppo attuale, adesso non voglio dare note di merito, quando c'è una classifica del genere, che credo a livelli abruzzesi il Pineto anni fa retrocesse, se non sbaglio, con 9 punti, che comunque sono molti di più, e il rischio, insomma, visto l'andazzo, è che l'Ortona sia destinata a migliorare in senso negativo ovviamente questo record. E quindi deve far riflettere questa, diciamo, figuraccia di quest'anno, e spero che faccia riflettere per il futuro. Sentivo che già si pensava a ripescaggio. Sicuramente se si dovesse fare la domanda di ripescaggio, e leggevo anche su un giornale che c'erano buone possibilità, sicuramente è una cosa che fa piacere, perché insomma l'Ortona ormai era il quinto campionato, il quarto del CND, ed è ovvio che scendere di categoria ci si dovrà riabituare. Però se si farà la domanda di ripescaggio, che si faccia con presupposti diversi da quelli di quest'estate, perché sicuramente ne avrebbe avuto più giovamento fare un campionato di eccellenza, non di media classifica, che un campionato come questo, in pratica
non dico che sia lo zimbello del girone, però indubbiamente, ripeto, dispiace soprattutto per i giocatori e per il mister Di Pasquale, perché sono costretti, cioè non possono fare più di quello che stanno facendo. Bene, passiamo ad analizzare il girone H del campionato nazionale dilettanti con i risultati della quarta giornata di ritorno. Vediamoli: Altamura Boiano 0-0, Campobasso Barletta 1-0, Cerignola Casarano 0-3, Ferrandina Virtus Loco Rotondo 0-0, Galatina Melfi 1-0, Martine Sernia 1-0, Rutiliano Provasto 1-0, Taurisano Manfredonia 1-0 e Tomamali Arsenal Taranto 1-2. La nuova classifica: Arsenal Taranto al comando con 47 punti, Campobasso 44, Martina 42, Rutiliano 39, Taurisano 38, Galatina 37, Virtus Loco Rotondo 36, Isernia e Boiano 27, Barletta e Melfi 26, Altamura 24, Manfredonia e Provasto 23, Casalano 20, Ferrandina 11, Cerignola 9 e Tomamaglie 6 punti. Un campionato nel quale la Provasto sta dignitosamente disputando la propria prima stagione dopo il ritorno dai dilettanti, dall'eccellenza, e però deve stare continuamente attenta alle spalle, visto che sarà una lotta serrata sino al termine per le posizioni di coda. Sì, nella fattispecie la Provasto ha una classifica leggermente peggiore rispetto al Lanciano, però le analogie anche qui sono parecchie. Anche la Provasto viene da due campionati di seguito vinti, promozione e eccellenza, vinti anche con quasi, non dico senza lottare, però in maniera vinti a mani basse, esatta, trionfale. Questo forse aveva abituato, perché faccio il discorso, perché ricordiamo fino a qualche mese fa le contestazioni nei confronti del tecnico Anzivino e dei giocatori. È ovvio che poi se ci si abitua fin troppo bene, nel momento in cui si affrontano le prime difficoltà, la gente è portata a reagire in questo modo. Però da allora le cose sono cambiate e soprattutto, ecco, è una squadra che ha iniziato a sfruttare al meglio il fattore campo, cosa fondamentale in questi gironi, per cui oggi la sconfitta di Rutiliano, non so se abbia segnato Prisciandaro, perché in genere... Sì, sì. Quindi lì c'hanno questo elemento che fa la differenza, che viaggia quasi a una media di un gol a partita, quindi manca a farla apposta, ha segnato lui, per cui una sconfitta, e lo stesso discorso, ripeto, del Lanciano in casa del Rutiliano ci poteva stare, visto che la quarta forza del campionato. La Provasto costruirà, penso, intende costruire la propria salvezza all'Aragona, e nelle ultime, stando almeno ai risultati delle ultime partite, ci sta riuscendo. L'unica cosa è che loro avevano previsto di rinforzare l'attacco con l'acquisto di Nepa, che alla fine si è rivelato piuttosto un danno, non nel senso del valore del giocatore, sul cui valore non si discute, tant'è vero che aveva iniziato anche il campionato in G2 quest'anno, però per una questione di regolamentare adesso è subiudice anche la sua posizione in merito a 4 gare. La speranza è che, come è avvenuto in primo grado, venga comunque considerata la buona fede della Provasto e non venga penalizzata, perché altrimenti gli verrebbero tolti 4 punti dall'attuale classifica e quindi entrerebbe in piena zona retrocessione, scavalcata dal Casarano. Quindi è da valutare, però credo che la Provasto, per quello che sono le forze del girone, dovrebbe comunque farcela salvarsi, almeno questo è quello che gli auguriamo. Bene, soltanto 11 le reti segnate oggi nel campionato nazionale dilettanti girone H. Andiamo subito a leggervi i nomi di questi 11 marcatori. Il Campobasso vince di misura col Barletta grazie ad un gol di Galantucci siglato al 26esimo del primo tempo. Il Casarano espugna Cerignola con una doppietta di De Luca al 20esimo del primo tempo e al 5° della ripresa. Terza rete degli ospiti realizzata da Contaldo al 25esimo del secondo tempo. Grazie ad un gol in pieno recupero di Verzin al 48esimo della ripresa, il Galatina batte il Melfi. Il Martina vince 1-0 sull'Isernia con un gol di Fonte al 35esimo della ripresa. Come dicevamo, Prisciandaro al 16esimo del primo tempo permette al Rutiliano di centrare l'intera posta in palio con la Provasto. Un gol di Zilli al 45esimo del primo tempo permette al Taurisano di battere anche in questo caso di misura il Manfredonia. E infine l'Arsenal Taranto, nell'ennesimo derby pugliese della giornata, batte a maglie il Tomamaglie. In vantaggio nel primo tempo la formazione tarantina con Disidoro al 32esimo, raddoppio di Dantò al 9° della ripresa, gol della bandiera del Maglie con Tursi al 36esimo del secondo tempo. E adesso, prima della terza pausa pubblicitaria, vediamo almeno i risultati e la classifica del campionato d'eccellenza, che analizzeremo nel dettaglio successivamente con Nardini e con le immagini di Casoli Nereto. Intanto i risultati della sesta giornata di ritorno: Cappelle Pianella 4-1, Casoli Nereto 1-0, Castelnuovo Laurentum 2-2, Luco De Marsi Francavilla 0-0,
Mosciano Morro d'Oro 1-2, Notaresco Celano 0-3, Penne Sulmona 0-1, Rosetana Montorio 1-1 e Sant'Egidiese Montereale 1-1. La nuova classifica vede al comando il Celano con 45 punti, il Caso li segue a 42, Morro d'Oro 40, Penne 39, Lauretum 37, Mosciano 32, Notaresco 31, Pianella e Rosetana 30, Montorio 29, Montereale e Francavilla 27, Cappelle e Sulmona 26, Castelnuovo e Luco dei Marsi 23, Sant'Egidiese 20, Nereto 19 punti. E adesso ci fermiamo per la pausa pubblicitaria di cui vi parlavo e poi torneremo in studio con i nostri ospiti. A tra poco. Bene, siamo rientrati in diretta con il gol 0872 44 744. È il momento di parlare di eccellenza e lo faremo con il nostro ospite, anche con Stefano, ma soprattutto con Nardini, allenatore del Nereto, che purtroppo è la squadra cenerentola di questo raggruppamento, essendo relegata nell'ultima posizione della classifica. Oggi la sua squadra, mister Nardini, era impegnata sul terreno della vice capolista Casoli, quindi la sconfitta di misura poteva anche esserci, stando alle previsioni della vigilia. Come si è svolto questo match? Poteva anche essere prevista, chiaramente non siamo venuti qua dimessi, anzi, la partita volevamo giocarla proprio sotto tutti i punti di vista. Chiaramente è stato un incontro difficile, come era prevedibile. Loro hanno fatto, i locali hanno fatto la partita per lunghi tratti. Abbiamo rischiato poco, devo dire. Ecco, il rammarico è che il gol è arrivato in una maniera strana e a pochi minuti dalla fine, perché con la condotta della mia squadra era stata più che buona. Ecco. Ci sono tante lamentele da parte di dirigenti, di allenatori verso gli arbitri, lei però mi sembra che oggi voleva elogiare. Sì, ecco, volevo proprio segnalare questo aspetto, proprio nei commenti di fine gara, negli spogliatoi, mettevamo in risalto la prova di questo arbitro odierno e sinceramente ha fatto una buona impressione, veramente uno dei migliori che io abbia incontrato in questo campionato. Cosa può dirci di questo Casoli? Può lottare fino alla fine, secondo lei, per il primato con il Celano? Il Casoli è indubbiamente una gran bella squadra, Aureli è insomma il loro punto, il fiore all'occhiello, il punto di forza. Fanno molto leva su questo fatto, sul loro miglior giocatore. Comunque ecco, ho visto una squadra che ha una buona organizzazione di base, ha buone idee, insomma è una squadra che sta facendo veramente, veramente bene. Penso che possa starci fino alla fine, anche se considero il Celano come struttura, come organizzazione, come affetto proprio generale, forse la favorita, ecco. Bene, allora andiamo a vedere il servizio di Linda Ciavanini, le riprese sono di Dino Travallini su questa Casoli Nereto, vinta dal Casoli per 1-0. Dopo la sconfitta di Celano, costata il primato ai gialloblu, per la sesta giornata di ritorno del campionato regionale di eccellenza, ospite del comunale il fanalino di coda Nereto, gara sulla carta facile per gli uomini di Florio che nulla possono lasciare al caso. L'imperativo è vincere se si hanno ambizioni di primato. La prima incursione pericolosa al 15° è degli ospiti. Cross dalla sinistra di Breglia per Cappelletti, sventa in anticipo del Peschio. Al 27° rispondono i padroni di casa e del Peschio a servire in modo egregio Aureli che da ottima posizione manda fuori. Prova opaca del centravanti Sangrino che in più di un'occasione cicca la sfera. Al 38° ci riprova dalla distanza del Peschio e la sfera termina di pochissimo al lato. 39° sulla respinta di Pacioni e del Peschio ad insaccare, ma il direttore di gara Dicenzo di Pescara ravvisa un fuorigioco. Nulla di fatto, risultato è fermo ancora sullo 0-0. Al 47° il fischio del signor Dicenzo pone momentaneamente fine alle ostilità. Prima parte di gara a dir poco monotona, Casoli sottotono e spesso in difficoltà difensiva. D'altra parte Teramani più incisivi anche se inconcludenti. La gara non offre spunti pregevoli o azioni pericolose neanche in avvio di ripresa e mister Di Florio cerca di porvi rimedio effettuando i 3 cambi consentiti. 29° punizione per il gialloblu, tiro insidioso di Napoleone, ottimo l'intervento difensivo di Pacioni. 30° è di nuovo Napoleone a rendersi pericoloso con un destro a girare, spazza Pacioni. 36° è Capitan Tonti a siglare l'1-0 per i padroni di casa e il pubblico esulta. Sospiro di sollievo per gli uomini di Florio, visibilmente in difficoltà. Al 38° è Cicco Cioppo, in campo dalla ripresa, a mancare il colpo decisivo, con l'estremo difensore ospite fuori dai pali. Ultima azione da registrare al 44°
e Tonti a servire magistralmente Napoleone, il tiro fuori misura. Al 49esimo il triplice fischio finale del signor Di Cenzo manda le squadre negli spogliatoi sul risultato finale di 1-0. Gara per lo più equilibrata, con poche occasioni sia da una parte che dall'altra. La spuntata il Casoli più incisivo nell'ultimo quarto d'ora. Bene, erano le immagini di Casoli in Nereto, quindi abbiamo visto un gol, si diceva, un po' fortunoso, quello di Tonti. Effettivamente è stato un cross sbagliato, finita proprio sotto l'incrocio, ha terminato la sua corsa, il palo lontano. È stato tratto comunque in inganno il vostro portiere? Sì, forse è stato tratto in inganno, forse era un po' troppo avanzato sul primo palo, comunque ci sta, insomma. Pagioni in altre occasioni è stato determinante per noi. Abbiamo parlato prima del Casoli, delle potenzialità di questa squadra di inserirsi ancora nei discorsi di vertice, ma parliamo anche del Nereto, una nobile decaduta, possiamo dire senz'altro così, visto che per anni ha militato nel campionato nazionale dilettanti e, come spesso è accaduto alle altre teramane che hanno fatto il passo all'indietro, ha qualche difficoltà a reinserirsi in questo campionato. Anche l'anno scorso, dopo una partenza disastrosa, è riuscita a salvarsi. Quest'anno le cose sembrano essersi messe sotto una cattiva luce. Sì, si è migliorato sicuramente il cammino della parte iniziale, avuto nella parte iniziale. Chiaramente, come lei sottolineava, le difficoltà, le teramane ne hanno abbastanza, visto che negli anni passati molte squadre militavano nel campionato più importante dei dilettanti. Adesso, ecco, ma più che altro si pagano ritardi di partenza organizzativi, ecco, ci si ricorda sempre un po' troppo tardi. All'ultimo momento. All'ultimo momento di far buone squadre, di partire con il piede giusto, di metterci dei correttivi, insomma. Speriamo che anche quest'anno vada bene, che possiamo migliorare, insomma, questo andamento e che vada bene, insomma. Chiaramente la classifica è un po' diventata pesante per certi aspetti. Comunque i punti a disposizione sono ancora molti, sono 33 punti. Abbiamo 6 partite in casa, 5 fuori. La squadra, insomma, ecco, con il miglior apporto del nostro ragazzo che è arrivato da poco, Goranov, ecco, penso che qualche partita possiamo vincerla e riagganciarci un po'. Contro quali squadre dovrete lottare per evitare la retrocessione? Beh, ecco, le squadre che penso che fino a 26 non possano stare tranquille, ecco. Chiaramente speriamo di coinvolgerne anche quelle che si trovano a 27, anche se, insomma, il distacco è abbastanza evidente, abbastanza pesante. Comunque, niente, c'è da crederci, la squadra è viva. Venivamo da 5 risultati utili consecutivi, anche se nelle ultime partite avevamo vinto poco, comunque, ecco, abbiamo interrotto questa serie. Comunque speriamo di riprenderla già da domenica. Parliamo adesso della giornata odierna in eccellenza. Con i gol di Pejanovic, Aureli e Carassai, il Celano ha dato una dimostrazione di forza sul terreno del Notaresco, che ricordiamo sempre alla vigilia era la favorita numero uno alla vittoria finale. Il Celano sembrerebbe avere una marcia in più rispetto alle altre. Beh, effettivamente, ecco, il Celano, già il fatto che si è imbattuto a questo punto del campionato, insomma, la dice tutta, insomma, sul valore di questa squadra. Nel caso noi avessimo pareggiato oggi, come lasciava un po', come la partita sembrava fosse incanalata, chiaramente avrebbe dato una botta decisiva, penso, al campionato. Comunque, ecco, il Celano sta lì, sta rispettando in piena regola, insomma, le previsioni. Un mezzo passo falso, anzi un passo falso totale del Penne con il Sulmona, che vince appena grazie ad un gol di Maggiore. Se l'aspettava lei questo successo degli ovidiani? Beh, ecco, c'è stato il cambio di panchina, lì il cambio tecnico. Tribuiani si è subito presentato da par suo. Chiaramente, con una vittoria fuori casa in un campo così difficile, non è che me l'aspettassi e neanche me la curavo, sinceramente. Altre sorprese, secondo lei, in questo turno di campionato? C'è il derby Cappelle-Pianella. Ecco, riallacciandomi sempre alla partita che abbiamo analizzato prima, Celano Notaresco, ecco, sorprende un po' l'affermazione così netta del Celano nei confronti di un Notaresco che comunque non riesce a dare un senso alla stagione. Speriamo che non cominci, saranno i nostri ospiti domenica. Si conferma ai vertici anche il Morro d'Oro, che va a smancare il terreno della cugina del Mosciano. Sì, anche questa è una vittoria importante in trasferta, su un campo difficile.
un campo, ecco, di un Mosciano che ha un buon affetto del tattico. Turno può darsi, abbia recuperato, vincendo a Montereale. Darsi, ecco, che essendo tranquilla il Mosciano magari si sia rilassato un attimo, ecco, veniva da questa vittoria esterna. Comunque, ecco, una vittoria importante del Moro d'Oro. E poi, ecco, dicevo di Cappelle Pianella, non dico che sia una sorpresa, ma il rotondo successo degli uomini di Bevilacqua è, insomma, una sorpresa secondo me. Beh sì, per certi versi sì, anche se il Cappelle in casa ha un ruolino di marcia quasi impressionante, da primi posti proprio. Questi pare che, anche a testimonianza degli anni passati, testimonianze raccolte con amici, ecco, pare che costruiscano proprio in casa la loro salvezza. Chiaramente, ecco, il Pianella ho un'ottima considerazione. È forse la squadra che mi ha impressionato più di tutte, quella di Stagnareto. È forse la squadra che più di tutte ci ha messo in difficoltà. Stefano, una coda finale su questo campionato, poi passeremo al girone A di promozione. Sì, per quanto riguarda, volevo aggiungere qualcosina sul Morro d'Oro. Il Morro d'Oro ha 40 punti, però potenzialmente, il che non significa quindi che si verifichi, ne potrebbe avere 43, e quindi addirittura diventare la, diciamo, la rivale più insidiosa, almeno dal punto di vista della classifica, del Celano. Questo è, tra l'altro, un discorso che indirettamente, o anzi forse direttamente, interessa pure l'ospite qui presente, perché praticamente faccio riferimento, quindi, ma chi segue questi campionati sicuramente avrà capito, alla gara Sant'Egidiese-Morro d'Oro, che sul campo vide vincere il Morro d'Oro e poi fu invece tramutato in 1-0-2 a tavolino per via di un giocatore che poi segnatamente era il figlio del presidente di Nicola, e non avrebbe potuto giocare perché squalificato. Siccome questa sentenza è passata adesso alla disciplinare, che credo a giorni era stata già annunciata per il 3 febbraio scorso, quindi penso che a giorni se ne saprà qualcosa e sarà la sentenza definitiva, ecco che nel caso in cui, che sicuramente si augurano soprattutto il Morro d'Oro e il Nereto, venga effettivamente, ritorni il risultato acquisito sul campo, il Morro d'Oro tornerebbe al secondo posto e di conseguenza la Sant'Egidiese riscenderebbe fanalino di coda. Non è che cambino granché le situazioni, almeno per la coda, forse interessa più la vetta. Però la cosa che volevo rimarcare, e con questo chiudo, è che a differenza dell'anno scorso, faceva bene Nardini a fare il discorso, noi facciamo un inseguimento sulle squadre a 26, è ovvio, perché poi retrocede le ultime tre, ma a differenza dell'anno scorso, quest'anno le cose vanno un po' meglio per il CND, che come sappiamo e come poi, penso, lo farò io e lo faranno gli altri, visto che comunque mi capita di venire di rado, fra qualche settimana si comincerà sempre a dare un'occhiata maggiore a quello che avviene nel CND. Quest'anno diciamo, l'Ortona è già retrocessa, per cui si può fare tranquillamente questo discorso aggiungendo l'Ortona, però sappiamo che dal regolamento, nel caso in cui retroceda una sola squadra abruzzese, le retrocessioni dall'eccellenza alla promozione rimarranno tre. Aumenteranno in maniera esponenziale nel momento in cui si aggiungessero altre squadre abruzzesi, escludendo per ovvie ragioni l'Angolana, che al limite rischia di non fare il CND l'anno prossimo perché salirà in G2 e non sicuramente retrocederà. La Provastola è attualmente un po' in bilico, però se come sempre, come abbiamo detto prima, dovesse riuscire a salvarsi, rimarrebbero tre le retrocessioni e quindi ogni recupero con tante giornate a disposizione è possibile, a differenza dell'anno scorso che ci furono addirittura tre retrocessioni, due cugine del Nereto, Mosciano e Sant'Egidiese, e lo stesso Luco che quest'anno, insomma, se la sta passando male pure nel campionato del CND. Bene, vediamo cosa è successo nel campionato di promozione girone A, e poi accomiateremo il mister Nardini, nostro ospite. Quarta giornata di ritorno, vediamo i risultati. Alto Tordino, Alba Adriatica 2-0, San Benedetto dei Marsi, Nuova Avezzano 2-4, Amiternum Bellante 1-1, Atria Colonia Spiaggia 0-0, Atletico Nepezzano Pescina 1-1, Tortoreto Pineto 0-1, Santomero Tagliacozzo 1-0 e San Nicola Tordino Toranese 2-0. Vediamo la nuova classifica. La Nuova Avezzano conduce con 45 punti, Santomero più distanziato con 39, Pescina 35, Pineto 34, Bellante 32, Alto Tordino 30, Atletico Nepezzano 26, San Benedetto dei Marsi 25, San Nicolo 24, Tortoreto 23, Atria Colonia Spiaggia 21, Alba Adriatica 20, Tagliacozzo 15, Amiterno 14, Toranese 9 punti. E questo girone lo analizziamo con il nostro ospite, l'allenatore del Nereto, Franco Nardini. La Nuova Avezzano, che vuole imitare la Provasto degli anni scorsi e tornare dopo fallimentari vicissitudini societarie,
ai campionati che contano, vi sta riuscendo, sembrerebbe almeno dopo la promozione dalla prima come Paterno di Avezzano alla promozione, quest'anno vuole fare il bis e sembra avere tutte le carte in regola per riuscirvi. Sì, pare che l'Avezzano faccia una corsa a sé, insomma, ecco, tolta qualche incertezza avuta in quest'ultimo periodo, però ecco, la più grande sorpresa evidenziato anche dalla classifica sia il Sant'Omero. Il Sant'Omero chiaramente che sta disputando un campionato straordinario, visto che annovera diversi giovani, tantissimi giovani dell'82, hanno dato seguito a una politica del settore giovanile e quindi è una società da ammirare veramente, e stanno facendo veramente delle grandi cose. Hanno fatto il giusto mixaggio tra anziani, tra virgolette, di un certo valore ed hanno appunto inserito tantissimi giovani. Ecco, per quanto riguarda il Sant'Omero, un tifoso del Sant'Omero ha voluto mettere in evidenza che la squadra è composta da 6 giocatori dell'82 e che sono al secondo posto in classifica. Come sì, e poi che spesso si trovano a giocare titolari, non è che fanno parte solamente della rosa. Inoltre due ragazzi, prosegue questo tifoso, Di Gennaro e Lazzarini, giovedì prossimo andranno ad Avezzano con una rappresentativa Under 18. Complimenti a questi due giovani. Cosa vogliamo aggiungere riguardo a questo girone, mister Nardini? Ecco, non è che lo conosca più di tanto, comunque niente, forse dal Tortoreto mi aspettavo qualcosina in più e poi niente, il Pescina penso che abbia un buon organico, ecco, leggendo le formazioni, insomma, spiccano individualità di un certo rilievo, quindi il Pescina penso che contenderà al Sant'Omero stesso la seconda piazza. Anche il Pinedo, che non mi pare sia molto attardato, ecco, stia facendo un ottimo campionato, anche perché Pineto pare attraversasse insomma, dei problemi abbastanza evidenti, però ecco, lì c'è stato soprattutto, mi pare, anche dal punto di vista dei giocatori, loro si sono organizzati per ripartire, insomma, sono stati premiati, stanno facendo un campionato molto onorevole. Bene, vediamo adesso quali sono stati i marcatori di questa giornata in promozione Girone A. In Alto Tordino Alba Adriatica, vittoria dei primi, grazie ai gol nel secondo tempo di De Cillis all'ottavo e Annunziata all'undicesimo. La capolista Nuova Avezzano stende il San Benedetto di Marsi a San Benedetto. In vantaggio nel primo tempo i marsicani, sono entrambe marsicane ma ci riferiamo alla capolista, segna con De Renzis al decimo e Vaccaro al trentesimo. Nella ripresa accorcia le distanze per i padroni di casa Fosca al dodicesimo, Vaccaro segna ancora al ventesimo. Spadafora al trentesimo per il San Benedetto e infine ancora De Renzis al cinquantesimo in pieno recupero. 1-1 tra Miternum e Bellante, in vantaggio il Bellante nel primo tempo con Bianchini al 43esimo, pareggio di Patrignani al 20esimo della ripresa per la Miternum torna in parte. 1-1 anche tra Atletico Nepezzano e Pescina per gli ospiti, in vantaggio nella ripresa con Persi al quinto, pareggio di Roscioli sul rigore al 45esimo. Gol partita in Tortoreto Pineto 0-1 di Silvetti alla mezz'ora del primo tempo. Stesso risultato ma per il Sant'Omero padrone di casa sul Tagliacozzo, che vince grazie ad un gol di Federico al decimo, e infine un gol per tempo per il San Nicolò che batte la Toranese e Fanalina di coda con Schiavoni al 15esimo del primo tempo e Di Battista al 20esimo. E adesso approfittiamo dell'ultima pausa pubblicitaria per accomiatare il nostro ospite, al quale riserviamo i nostri tradizionali saluti finali. Mister, a lei la parola. Vi ringrazio per l'invito e approfitto per salutare tutti gli sportivi frentani. Niente, spero di tornare in una condizione migliore, comunque. Grazie di tutto. Buonasera. Bene, grazie al mister Nardini. Ecco, c'era la telefonata di un tifoso del Nereto che faceva il in bocca al lupo alla squadra e al mister, quindi abbiamo fatto in tempo a riferire di questo messaggio al mister Nardini. E voi non andate via perché c'è da parlare di promozione, girone B, dell'incontro della capolista da Tessa e di tante altre cose, quindi restate con noi. Bene, torniamo in diretta ed è il momento di parlare del campionato di promozione girone B. Vediamo i risultati della quarta giornata di ritorno, giocata sabato. Adriano Flacco Silvi 1-1, Atessa Montesilvano 2-2, Folgore San Buceto Tollo 3-1, Guardia Grele Val di Sangro 2-3, Miglianico Manoppello 1-1, San Salvo Ripateatina 2-1, Spallanciano Caldari 2-1 e Treville Rocca Spinalveti 1-1. La classifica: Montesilvano al comando con 49 punti, Val di Sangro si avvicina, adesso ne ha 45, San Salvo 34, Guardia Grele 32, Caldari 25, Tollo 24, Treville 23, Miglianico Silvi, Folgore San Buceto e Spallanciano 22, Atessa 21, Ripateatina e Manoppello 20.
Adriano Flacco Pescara 14, Rocca Spina Alveti 11 punti. Questa è la classifica di questo girone B di promozione e andiamo subito a vedere la scheda relativa all'incontro che ha visto come protagonista la capolista Montesilvano, fermata ad Atessa sul 2-2 dai padroni di casa che vincevano per 2-0, poi c'è stata la rimonta nei minuti finali sia del primo che del secondo tempo da parte della capolista. Il servizio è di Giuseppe Di Nenno, le riprese di Tonino Caraffa, vediamo. Finisce in parità l'atteso match che vedeva contrapposta la Tessa e il Montesilvano dei Record, che non ha ancora conosciuto la sconfitta in questo campionato. Merito della Tessa se la capolista non ha ottenuto la 16ª vittoria stagionale. La squadra guidata da Pierini, infatti, seppur reduce da un periodo di crisi, crisi che dura dall'inizio del girone di ritorno, ha costretto gli ospiti al pari con un'ottima prestazione. I rossoblù, in formazione rimaneggiata per l'assenza di Tupone, hanno interpretato bene la gara raggiungendo il doppio vantaggio con Scalinci, autore di una pregevole prestazione. I rossoblù hanno infatti fatto davvero paura alla capolista. Bravo Pierini e i ragazzi a interpretare splendidamente la gara. Dopo il doppio vantaggio sembrava tutto facile per la Tessa ed invece un minuto dopo Ciampoli ha rimesso in carreggiata i suoi. Nella ripresa certo il Montesilvano ha cercato con insistenza il gol, ma la Tessa si è resa pericolosa in contropiede ancora con Scalingi, che ha davvero messo in difficoltà la retroguardia ospite. La doccia fredda per il rossoblù è arrivata al 50° quando De Massis, su punizione, ha servito involontariamente De Patre, che in presunto fuorigioco ha spedito la sfera alle spalle di Lepore. La cronaca si apre con Scalinci, che al 14° approfitta di una disattenzione della difesa e fa centro. Al 26° Deramo crossa e per poco non beffa Casciano. Un minuto dopo si vede finalmente all'opera il Montesilvano con Santoni, ma Lepore, senza difficoltà, mette in angolo. Al 32° ghiotta occasione di Tupone, che dal limite dell'area tira di poco alto, forse infastidito dal sole. Al minuto 45 Scalinci da fuori area fulmina Casciano, ma il doppio vantaggio dura solo 60 secondi, perché al 47° De Patre batte una punizione dal limite, palla che colpisce dapprima il palo e poi la gamba di Masciangelo, e così Ciampoli non ha difficoltà a spingere il pallone in rete. Si va sul riposo con la Tessa in vantaggio per 2-1. Al 18° angolo di Santini, stacca Cesarini di testa e palla che termina sulla traversa. Al 26° azione solitaria di Scalinci e la conclusione sfiora l'incrocio dei pali. 3 minuti dopo ci prova Fagioli, ma il suo tiro si spegne fuori. Al 50° episodio chiave dell'incontro, De Massis batte una punizione dal limite dell'area. La sfera termina a De Patre, che pareggia per i suoi. Accese proteste della Tessa nei confronti dell'arbitro per la presunta posizione irregolare di De Patre, ma Boldrini di Teramo non è d'accordo. Un 2-2 che fa gioire il Montesilvano, mentre la Tessa ancora una volta deve inchinarsi alla mala sorte. Bene, queste erano le immagini, diceva mister Pierini che telefonicamente che c'era quest'ultimo gol del Montesilvano in sospetto fuori gioco. Dalle immagini che cosa dici tu, Stefano? Beh, non bisognerebbe vedere col fermo immagine, quindi adesso giudicare così, indubbiamente resta adesso fuori gioco meno, certo, se dovesse essere fuori gioco accrescerebbe il rammarico, ma forse più che altro il rammarico di aver visto sfuggire un'impresa, perché di impresa si sarebbe parlato, della prima sconfitta stagionale del Montesilvano, che tuttora, grazie anche a questo gol segnato al 50°, ha mantenuto la propria imbattibilità. Non ha però impedito, facendo un discorso in generale, alla Val di Sangro di rosicchiare due preziosi punti, perché oggi avevano tutte e due le battistrada di questo girone, due impegni difficili. E se è vero che la Tessa forse ha più da recriminare, perché praticamente fino al termine del tempo regolamentare era in vantaggio, ha preso due gol nei due recuperi dei due parziali di gioco, almeno da quello che sono state da quello che è stato riferito dai colleghi che hanno seguito la gara. È anche vero che il Montesilvano a sua volta ha compiuto un'impresa, nel senso che riuscire a recuperare due gol a una squadra come la Tessa, che magari fino a qualche settimana fa segnava col contagocce, anzi non segnava per niente fino a qualche mese fa, ma comunque resta tuttora, malgrado le ultime tre partite perse, tutte e tre per 1-0, perché era reduce da tre sconfitte consecutive per 1-0, dalla ripresa diciamo della sosta, e dopo la sosta praticamente resta comunque la seconda miglior difesa, se non sbaglio, del girone. E quindi indubbiamente, ecco, è vero che il Montesilvano ormai ci aveva abituato quasi a battere ogni record, però non era facile, e quindi esserci riusciti dà la dimostrazione comunque del carattere di questa squadra, che probabilmente è il carattere trasmesso
trasmesso dallo stesso mister, che da quello che mi risulta poi credo sia stato anche espulso durante la partita dalla panchina, però ripeto, per quello che ho sentito dire. Ma indubbiamente ha compiuto, diciamo, quello che potrebbe essere un passo falso, però è la testimonianza di una squadra che difficilmente mollerà la presa. Ha l'indubbio vantaggio di giocare tra le mura amiche la sfida diretta. Ecco, stavamo vedendo l'immagine, sì. Mi sembra in evidente fuorigioco il gol. Sì, poi ecco, il discorso è vedere da dove è partito il nel momento in cui c'è stato il passaggio, se si potesse rivedere adesso. Magari se puoi rimandare ancora una volta le immagini di questo gol, così vedremo meglio. Ecco, dovrebbe essere questo. Sì, sembrerebbe di sì, il problema è che nel momento in cui parte il tiro, perché è lì che viene valutato, non si vede la posizione del giocatore. Volendo, cioè, io per poter dire è fuori gioco sicuro dovrei avere la certezza. È ovvio che a volte, ad esempio ieri la partita ho assistito, ero a casa, ho assistito a Bologna-Milan, c'è stato, non dico il gol, quello contestato del 3-3, ma c'è stato il gol del 3-1 che ha riaperto la partita poi del Bologna. Hanno fatto vedere parecchi replay da varie posizioni, ma diciamo il replay che avrebbe fugato ogni dubbio, quello in linea con la posizione del guardalinea, non c'è stato. Questo per dire, quindi, se capita, cioè, se rimestano i dubbi in partite di Serie A, che vengono seguite da tantissime televisioni, da moltissime telecamere, non possiamo certo pretendere che anche le TV private riescano a fare altrettanto. Quindi io, mettere la mano sul fuoco, prendo per buona la valutazione di Pierini, ma sono altrettanto convinto che se dovessimo chiedere al Montesilvano, al mister Dragone, se c'era o meno il fuorigioco, darebbero una versione diversa. Questo per dire che comunque la realtà è che comunque un 2-2 che forse scontenterà la testa per come è maturato, però che deve comunque essere un risultato che soprattutto della quale deve andare orgoglioso la testa, perché è riuscita innanzitutto a dimostrare che il periodo forse brutto relativo al periodo immediatamente successivo alla sosta è passato ormai. E comunque ha sfiorato un'impresa che comunque, anche se poi la classifica dice che hanno preso un solo punto invece dei tre, resta tale, perché aver messo in difficoltà la prima della classe è comunque una cosa positiva. Bene, prima delle interviste analizziamo rapidamente questo girone con la Val di Sangro che si è avvicinata al Montesilvano battendo in un derby, in quasi derby, il Guardia Grele, due squadre nobili decadute di questo raggruppamento, indicate tra l'altro la vigilia tra le favorite alla vittoria finale. Oltre a questo successo rimarcherei anche il successo casalingo della Spallanciano che, contrariamente alle previsioni di inizio campionato, sta disputando un campionato più che dignitoso. Sì, e consideriamo pure che praticamente la Spallanciano, se si accetta la sconfitta di domenica scorsa proprio in casa della Val di Sangro, viene da una serie, al contrario della testa, diciamo, dalla sosta viaggia a media da primato, che ha inaugurato, se non sbaglio, andando a vincere a Manopello nell'ultima giornata del girone di andata. E consideriamo anche la sconfitta maturata in casa della Val di Sangro, è arrivata comunque anche lì a una manciata di minuti dalla fine, quindi a dimostrazione di una squadra viva e che è riuscita a mettere in difficoltà quella che è la vice capolista del girone, soprattutto visto che poi mercoledì si giocherà la finalista di Coppa Italia, unica squadra di formazione ad essere riuscita ad arrivare fino alla finale di Coppa Italia, che disputerà tra l'altro contro l'attuale capolista e quindi prima attrice assoluta del campionato d'eccellenza, appunto la squadra celanese. Indubbiamente la Val di Sangro oggi aveva un compito altrettanto improbo, quello di andare a fare il risultato a Guardia Grele, che oltre ad essere, se non sbaglio, la quarta forza del campionato, è comunque un campo notoriamente difficile. Ha vinto di misura, però sono tre punti preziosissimi. Adesso è a meno 4 dalla vetta, ci sono ancora parecchie partite prima che si arrivi allo spareggio, che il Montesilvano, come ho detto, avrà il vantaggio di giocare tra le mura amiche. L'obiettivo, ne parlavo in settimana proprio col mister Flocco, che ho sentito per conto del giornale del centro, e mi diceva: la nostra speranza, noi più di tre punti a partita, posto che cercheremo di vincere sempre, non li possiamo fare. Per cercare di rosicchiare gli attuali sei punti bisogna sperare che il Montesilvano inciampi in qualche gara, in maniera almeno da poter arrivare allo scontro diretto in una posizione tale che, vincendo lì, riusciamo almeno ad agganciarli, per poi avere speranze di un sorpasso definitivo nelle successive gare. Quindi adesso, diciamo, questo si è verificato. È ovvio che ci saranno altre giornate, potrebbe anche ricapovolgere la situazione, però bene o male queste sono due squadre che purtroppo per gli avversari ovviamente stanno facendo gara a sé, a differenza del girone A nel quale c'è un Avezzano che si stacca sulle altre, mentre le inseguitrici bene o male sono vicine. La cosa da rimarcare, visto che della Spalla abbiamo parlato, ecco, la classifica, se si può far vedere la classifica del girone B, è la testimonianza di quanto
dicevamo negli anni passati, e finalmente non dico che siamo stati ascoltati, però si è deciso di tentare questo esperimento, cioè l'introduzione dei playout. Il non plus ultra sarà quando metteranno anche i playout, però vedendo la classifica, in questo girone di 16 squadre ci sono solo due squadre che attualmente potrebbero non lottare, cioè esattamente il San Zaffo e il Guardia Crele, che sono praticamente tranquille di non essere risucchiate nella zona playout, e automaticamente per il distacco attuale non hanno praticamente possibilità di rientrare nel discorso promozione o spareggio promozione riservato, come sappiamo, alle seconde. Tutte le altre, cioè dal Caldari che ha 25 punti fino alla stessa Rocca Spinalveti, ricordiamo, retrocede l'ultima, e le ultime dalla penultima alla quintultima faranno i play-out. Quindi significa che dal Manoppello, se vogliamo escludere anche la Flacco, fino al Caldari, i punti, se vediamo, sono 5, e con addirittura 11 giornate da giocare, è tutto aperto. E questo significa che tutte queste squadre, se la cosa dovesse ripetersi, hanno delle motivazioni incredibili, e significa non falsare il campionato. E quindi io spero che l'esperimento, ma ne sono sicuro perché in C pure venne introdotta come novità sperimentale, e poi da allora è rimasta sempre così. Quindi io mi auguro che questo esperimento si riveli tale, e soprattutto per la regolarità del campionato, al di là delle motivazioni delle squadre. E quindi questo, ho preso ad esempio questo girone perché è proprio emblematico e sintomatico di dell'ottima idea che hanno avuto in questo caso, ha avuto il Comitato Regionale nell'introdurre questa novità. Tornando al girone, ancora balbettante il passo del Treville, che viene bloccato in casa per 1-1 dal fanalino di coda Rocca Spinalveti. Anche quest'anno grossa delusione. Sì, qui c'è da dire che il dato che si evince dai risultati è che il Treville non vince tra le mura amiche da un'eternità, se non sbaglio da circa 3 mesi, e questo a prescindere dal cambio di panchina, quindi la morgia d'Ortona. Qui bisogna dire che fino alla settimana scorsa il Treville ha pagato anche numerose assenze, non ha potuto disporre per parecchio tempo di Peche Iacovone, dello stesso di Camillo, che oggi credo facesse il suo rientro in squadra. È ovvio che oggi il pareggio attuale con Rocca Spinalveti non può essere archiviato in maniera positiva, perché affrontava l'ultima della classe, ma vorrei ricordare che il Rocca Spinalveti indubbiamente sarà andato a Mozzacroni, almeno da quello che mi è stato riferito, per cercare di fare risultato, e quindi non certo andare lì a giocarsi la partita a viso aperto, ma cercando di strappare almeno il punticino. E il Rocca Spinalveti sta già facendo miracoli, la sua classifica è sicuramente cifra alla mano, non è sicuramente buona, però bisogna anche vedere che squadra ha fatto. Quest'anno hanno probabilmente, per non so se dall'addio del presidente Mariani, che è passato alla Valsinello Gissi, non so quali siano le motivazioni, però hanno fatto una squadra, diciamo, non dico a risparmio, ma evidentemente non hanno voluto fare il passo più lungo della gamba, e hanno fatto bene. Quindi è una squadra che sapeva dall'inizio, ho parlato con Ranieri spesso, sapeva sin dall'inizio della stagione che avrebbe sofferto, e quindi il fatto che si stia giocando alla pari, se la stia giocando alla pari con tutte le squadre, se non sbaglio 2 settimane fa ha perso anche la Rocca Spinalveti a pochi minuti dalla fine in casa della Val di Sangro, è la testimonianza che questa, malgrado la classifica, sia una squadra contro cui nessuno avrà vita facile. E anche questo, ecco, è uno dei motivi per cui questo girone è interessante. Bene, torniamo alla gara Tessa Montesilvano, le interviste del nostro Giuseppe Di Nenno ad alcuni protagonisti nel dopo partita, vediamo. Siamo con Davide Tupone, centrocampista della Tessa. Dopo 3 partite perse, sembrava la volta buona, con un Montesilvano che non ha fatto vedere granché. Beh, diciamo che il Montesilvano ha giocato molto bene nella propria 3 quarti, poi ha trovato sbarrate le porte molto spesso da noi. Infatti i gol sono venuti per l'ennesima volta per noi da calci piazzati, una ribattuta su un palo, su una punizione nel primo tempo, e poi nel finale, proprio all'ultimo minuto del recupero, un gol, una punizione, una mischia in area, sospetto fuorigioco del loro centravanti. Però diciamo che abbiamo tenuto testa alla capolista. Sì, il grande rammarico di questa partita è quello di aver subito il secondo gol al 50° del secondo tempo, forse in fuorigioco. Sì, noi abbiamo protestato molto con il segnalino perché sostenevamo che il loro numerosi giocatori, 2-3, erano in fuorigioco davanti al nostro portiere. Segnalini purtroppo è stato irremovibile, ovviamente, una volta che ha preso la decisione è quella, rimane. Rammarico perché erano 3 punti importanti per noi, ripeto. Sì, al di là del risultato la squadra si è espressa molto bene. Sì, venivamo da un periodo in cui avevamo una crisi di risultati, con 3 sconfitte dovute a una serie di problemi di infortuni, di squalifiche che sono classiche di questo periodo, e abbiamo giocato anche piuttosto male.
ultimamente stiamo andando meglio, speriamo che di avere un pizzico di fortuna in più nel proseguo del campionato e cercare di vincere più partite possibile. Mister Dragone, continua la serie positiva della sua squadra, ma quanta sofferenza con la Tessa? Ma io avevo preventivato questa sofferenza, perché noi avevamo Marini squalificato, Andinucci ha giocato gli ultimi 20 minuti e ha avuto la febbre negli ultimi giorni, Russo è a casa con la febbre, Fagioli influenzato, quindi eravamo in una situazione un po' particolare, però trovarsi sotto di due gol in un campo come questo e riuscire a rimontare al 93esimo è sinonimo di squadra di grande carattere, quindi mi tengo stretto a questo punto. Sicuramente abbiamo perso due punti rispetto a Val di Sangro, però io sono sicuro che anche la Val di Sangro, quando verrà la testa, avrà una brutta carta da pelare qui. Bene, dopo le interviste a Davide Tuponi e Ugo Dragone, allenatore del Montesilvano, possiamo archiviare il campionato di promozione, ma vi diamo i marcatori di questa giornata. Per l'anticipo di ieri, Adriano Flacco, Silvi, i gol sono stati realizzati da Pavone per la Flacco e da Di Blasio per il Silvi. In attesa a Montesilvano abbiamo visto la doppietta di Scaringi e i gol di Ciampoli e De Patre. La Folgore San Buceto batte per 3-1 il Tollo con i gol di Spina al 15esimo, Antonucci al 16esimo e Ferrone al 35esimo della ripresa, ma il Tollo era passato in vantaggio al 5° del primo tempo con Nardinocchi. La Val di Sangro e Corsara Guardia Grele in vantaggio comunque i padroni di casa al 35esimo del primo tempo con Di Meo, pareggio di Perrucci al 40esimo, al 47esimo raddoppio per i Sangrini di Thieri, pareggio nella ripresa del Guardia Grele con D'Andrea e gol vittoria della Val di Sangro con il solito Giannico alla mezz'ora della ripresa. Miglianico Manoppello 1-1, tutti i gol alla mezz'ora, uno del primo tempo di Renzo per il Manoppello e l'altro alla mezz'ora del secondo tempo Iezzi per il Miglianico. San Salvo, ripatriatina 2-1 al 27esimo del primo tempo in vantaggio la formazione sansalvese con Filippone che si ripete al 25esimo della ripresa per il Ripa, segna il gol della bandiera Ciampoli al 45esimo. La Spallanciano con una doppietta di Fischio al 30esimo e al 40esimo del primo tempo si sbarazza del Caldari che pur aveva tentato una rimonta nel secondo tempo con il gol di Fontana al 15esimo. E infine Treville Rocca Spinalveti 1-1, in vantaggio addirittura il Rocca Spinalveti con Ranieri sul rigore al 5°, credo sia il figlio del tecnico Gino Ranieri, e al 20esimo pareggio del Treville con Travallini. Adesso è il momento di parlare di prima, seconda e terza categoria, andremo tutto d'un fiato sino al termine con risultati, marcatori e classifica. Audax Palmo, siamo alla prima categoria, girone B, Audax Palmoli, Trigno Celenza 2-4, Marangi e Gabriele per il Palmoli, Roberto Gaspari, Vittorio Gaspari, Piccoli e Luca Quidano per il Trigno Celenza. Casalbordino Paglieta 4-1 per il Casalbordino, Luciano Santini, Marchioli 2 gol e Fornaro gol del Paglieta di D'Ottavio. Fossa Cesi a Tornareccio 0-2 al primo minuto D'Onofrio, al 97esimo Flocco, quindi in pieno recupero. Orsogna San Vito 83-1-1, gol di Fabio Testa per l'Orsogna e Fabio Cupido per il San Vito 83. PGS Vasto Scerni 3-2, tripletta di Ronzitti per la PGS Vasto, abbiamo soltanto il primo gol dello Scerni che è di Francesco, ci manca il nome del secondo gol e del secondo goleador. Popoli Fara San Martino 5-0, doppietta di Piccirillo e gol per Siani, Russo e D'Agostino. Robur Castiglione Altinese 3-2, Di Palma, Bucco e Pomponio per la Robur Castiglione, Festa e Nicola Di Santo per l'Altinese. Nicola Di Santo che è l'allenatore, è sceso in campo per l'occasione ed ha segnato anche il secondo gol dell'Altinese. Virtus Cupello, Torino Di Sangro 1-2, gol di Cifolillo per il Virtus Cupello, per il Torino Di Sangro, Lixi e Romanelli. Questa è la classifica del campionato di prima categoria girone B. Al comando il Popoli con 38 punti, Trigno Celenza 36, Orsogna 35, Torino Di Sangro 33, Robur Castiglione 32, Fara San Martino 31, Tornareccio 30, Casalbordino 29, Fossa Cesia 27, PGS Vasto 24, Virtus Cupello e San Vito 83 21, Altinese e Paglieta 16, Scerni 15, Audax Palmoli 8 punti. Domani parleremo in ampia misura di prima categoria e di seconda nel corso di calcio e dintorni, quindi stasera ci limiteremo come sempre a risultati e marcatori oltre alle classifiche. Siamo al campionato di prima categoria girone C, Alanno Colle Corvino 1-0, gol di Di Giovanni al 15esimo, il Colle Corvino
che ha perso quindi questa partita, la capolista, ha fallito un rigore con Ferraro. A Rabona Montupoli 0-2, all'ottavo Gian Pietro, al 45esimo della ripresa Tata Sciore. Anche la Rabona fallisce un rigore con De Meis al 40esimo della ripresa. Arielli Vestina 1-1, gol di Trave per l'Arielli e Aielli per il Vestina. Bucchianico Adriano Flacco 1-2, Figurilli per il Bucchianico, Di Pentime Centofanti per l'Adriano Flacco. Castiglienti Faresina 3-0, non abbiamo i nomi dei marcatori. River 65 Atletico Colli 1-0, gol di Rutolo. Poi abbiamo Torrevecchia Rosciano 1-5, Mincone per il Torrevecchia, Di Tommaso, Pier Domenico D'Alfonso e due gol di Orfanelli per il Rosciano. Vispianella Villanova 2-1, Del Grammastro ed Eleuterio per il Vispianella, ci manca il gol del Villanova. Come vedete, giocate il 2 febbraio, Adriano Flacco River 4-2, doppietta di Marinucci per il River e gol di un altro Marinucci, quello della Flacco, due gol di Divito e uno di Capitanio. Questa la classifica della prima categoria girone C. Colle Corvino al comando con 49 punti, si avvicina alla Lanno che è a quota 42, approfitta del successo nello scontro diretto. River 37, Bucchianico 36, Adriano Flacco 32, Arabona 30, Faresina 25, Montupoli 24, Torrevecchia, Rosciano e Vispianella 20, Vestina 19, Castiglienti 18, Villanova e Atletico Colli 16, Arielli 14 punti. Siamo alla seconda categoria girone D. Brecciarola Teate 86 2-0, i gol di Sandro Cirotti e Miccoli. Caporosso Maiella 84 1-0, gol di Adorante. Casa Canditella Vacri 2-2, ci mancano i marcatori. Castelfrentano Real Francavilla 1-2, Sisti per il Castelfrentano, due autoreti a favore del Real Francavilla ad opera di Di Biase e Di Battista. Crecchio Villa San Vincenzo 1-0, gol di Ferrante. Fara 90 Palombaro 0-1, gol di Cerasa. Nino Cerullo Ferentum 0-0 e Sant'Anna Canosa Sannita 1-1 per il Sant'Anna, gol di Sciarrelli sul rigore, ci manca quello del Canosa che dovrebbe essere, credo, stato realizzato anche in questo caso sul rigore. C'è una telefonata di un tifoso del Caporosso per dire che stanno ancora festeggiando la vittoria nel derby con il Maiella. I recuperi infrasettimanali ve li dirò tra poco, vediamo intanto la classifica del girone D di seconda categoria. Al comando il Vacri con 49 punti, Crecchio 36, Palombaro 31, Maiella 84 30, Casa Canditella 28, Villa San Vincenzo, Canosa Sannita e Sant'Anna 25, Castelfrentano 24, Nino Cerullo 23, Brecciarola e Caporosso 21, Ferentum 20, Teate 86 19, Real Francavilla 18, Fara 90 15 punti. Per quanto riguarda i recuperi infrasettimanali giocati il 9 febbraio, ricordiamo Palombaro Sant'Anna 3-0 con i gol di Cerasa, Naccarella e De Petra, Villa San Vincenzo Caporosso 0-0 e Maiello 84 Brecciarola 1-1 con i gol di Cardinale e D'Alfonso. Bene, e adesso seconda categoria girone F, quarta di ritorno. Bomba Mario Turdò 0-4, Guastameroli Civita Luparella 1-1, Palena Marina Calcio 1-2. Verano Poggio Fiorito 4-0, San Giovannese Carpineto Sinello 3-3, Treglio San Salvo Marina 2-1, Valsinello Gissi Torrebruna 1-0, Villa Santa Maria Fossa Cesia 90 2-0. Vi do anche i marcatori prima della classifica per il Mario Turdò, Germano Turdò, Gian Giacomo Vecchio e Tiziano Turdò. Ciccone per il Guastameroli, Franco Scheda per il Civita Luparella, Santomero, credo sia questo il nome del marcatore per il Palena, due gol di Cirulli per il Marina Calcio, Spinelli, due gol di Sciorilli e uno di Ceroli per il Perano, mancano quelli della San Giovannese, nel Carpineto due gol di Catalano e uno di Perrucci, il Treglio segna con Dinunzio e Pece, la Verghetta per il San Salvo Marina, Zoccaro, il solito Zoccaro per la capolista Valsinello Gissi, infine Di Stefano e Pantalone per il Villa Santa Maria. Vediamo la classifica, al comando il Valsinello Gissi con 53 punti, Mario Turdò 47, Perano 45, Torrebruna 42, Marina Calcio 31, Villa Santa Maria 30, San Salvo Marina e Carpineto Sinello 25, Treglio 24, Bomba 22, Poggio Fiorito 21, Civita Luparella 15, San Giovannese 13, Fossa Cesia 90 11, Palena 10, Guastameroli 8 punti. E siamo alla terza categoria, girone A Chietino, 16ª giornata. Ari, Badia 84, 4-0, Blob, Casa Canditella, Torricella, Peligna 1-0,
Borgo Sauro Tollo, Taranta Peligna 6-0, Casa d'Incontrada Orsogna 1-2, Lama dei Peligni, Rocca Scalegna 1-0, Vacri Rapino 1-3, Vallevo Rocca San Giovanni 1-2, riposava il Sant'Eusanio. La classifica al comando, il Lama dei Peligni con 37 punti, Ari 36, Borgo Sauro Tollo 30, Rapino 29, Rocca Scalegna 27, Valle Voi, Blob Casa Canditella 23, Taranta Peligna 22, Sant'Eusanio del Sangro e Orsogna 17, Badia 84 15, Rocca San Giovanni 13, Torricella Peligna 8, Vacri e Casa d'Incontrada 6 punti, Orsogna e Borgo Sauro Tollo hanno da giocare una gara. Terza categoria, girone Bicchietino, 14ª giornata, Amatoria Tessa, Real San Salvo 0-3, Castelguardia d'Ogliola 4-1, Istonia 90, Fraine 3-0, Pollutri 95, Pizzo Ferrato 0-2, Rocca 2000, Palmoli 94 0-2, Virtus Tufillo Montazzoli 2-3, riposava il Guilmi. La classifica, Pizzo Ferrato 33 punti, Real San Salvo e Castelguardia 30, Istonia 90 24, Virtus Tufillo 22, Guilmi 19, Palmoli 94 18, Montazzoli 14, Fraine 13, Amatoria Tessa 12, Pollutri 95 9, Rocca 2007, Dogliola 5, presa grandinaria ritirata dal campionato. Due battute infine sul calcio femminile e sul pallavolo femminile. Per il calcio femminile il San Salvo Marina ha battuto il Pineto per 4-0, due gol di Angelini e due gol di Tarquini. E un invito anche ai dirigenti di questa disciplina, se volete pubblicizzare i risultati delle vostre squadre, dovete fare come il San Salvo Marina, telefonarci dandoci delle indicazioni su queste gare. Per quanto riguarda invece la pallavolo femminile, segnaliamo il successo della BLS con la Vita Lanciano sul terreno del gruppo SIL Anzio per 3-1 con i parziali di 18-25, 25-16, 24-26, 26-28. La CETEAS BLS con la Vita Lanciano fa dunque il bis opposta al quotato Anzio, che già l'aveva battuto in campionato a Lanciano ed in Coppa, fa sua l'intera posta, agguanta il secondo posto assoluto in classifica e dà una nuova prova di gran carattere. Infatti, se si eccettuano i primi due set risolti nettamente prima per le abruzzesi, poi per le laziali, i secondi due sono stati al cardiopalma per l'equilibrio e l'alternarsi di situazioni che sembravano definitive. Eppure le ragazze di Litterio resistevano alla difesa asfissiante delle anziate e chiudevano il terzo parziale dopo essere state più volte in svantaggio. Da pazzia, ci dicono le cronache, il set poi rivelatosi decisivo, le biancorosse lancianesi con ben 6 match ball a disposizione li sciupavano tutti per poi acciuffare il risultato pieno sul 28-26 dopo due invenzioni di Marcella Corzo che non ci stava assolutamente a perdere. E tra due settimane saranno ospiti al Santa Rita le nuove capoclassifica, le ragazze cagliaritane del Sestu. Dopo questa notizia direi di chiudere con Stefano De Cristoforo e con i saluti finali. Sì, mi auguro solo più che saluti, visto che la prossima settimana non si giocherà di domenica ma di lunedì, ovviamente mi riferisco a Lanciano, che è poi la squadra che più da vicino si segue su questa emittente, giustamente. Io mi auguro, dubito che si possa, che si riesca a farlo, però spero, poi ne parlerete anche venerdì, presumo, che si riesca ad aprire almeno una delle due curve, in modo tale da destinare, io presumo, proprio per il fatto che ci sarà la diretta televisiva, che i tifosi aquilani non verranno, perché innanzitutto si tratta di un giorno feriale, e visto l'orario della gara, il rientro all'Aquila sarebbe difficoltoso per chi poi l'indomani deve andare a scuola o deve lavorare. Per cui presumo che ci sia comunque una sparuta rappresentanza dei tifosi aquilani, come è capitato ai tifosi lanciaresi in occasione di trasferte particolarmente lontane. Però riservare un settore di distinti di 1000 posti, cosa alla quale sarà obbligata la società rossonera, suo malgrado ovviamente, per 10 persone dall'Aquila, purtroppo se non si riuscirà a rendere agibile una delle due curve, la società, ripeto, suo malgrado, sarà costretta a fare così. E sarebbe un peccato perché si priverebbe anche i tifosi, da quello che ho, dello spettacolo in televisione, dei fumogeni. Loro stavano organizzandosi da tempo per fare una grossa coreografia. Nel momento in cui dovessero essere costretti ad andare in tribuna, è ovvio che le telecamere prendono il settore opposto, quindi riprenderanno quei 10-15, può darsi pure che ne arrivino in più, tifosi aquilani, sarebbe un peccato. Quindi mi auguro che si riesca a fare l'impossibile, anche perché ricordiamoci che a suo tempo ai dirigenti rossoneri l'amministrazione o chi era il responsabile di quei lavori aveva promesso che sicuramente per la partita con l'Aquila avrebbe reso agibile le due curve, e anche in funzione di questa promessa la società ha dato risposta favorevole
alla Lega nel accettare l'assegnazione della gara in notturno. Quindi mi auguro che si possa fare, ecco, tanti miracoli, in genere i miracoli avvengono al contrario, che avvenga invece un miracolo in questo senso, che si riesca ad aprire almeno una delle curve per evitare tanti disagi, soprattutto ai tifosi lanciatesi. Bene, ringraziamo Stefano De Cristofaro e anche Franco Nardini, che è andato via da tempo, l'allenatore del Nereto. Prossimo appuntamento domani sera con Calcio e dintorni, venerdì anteprima sport, domenica prossima ancora il gol alle 20:30. Grazie a tutti e buona serata.